ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È una giornata importantissima che cade in concomitanza con il nostro 248esimo anniversario, il nostro 248esimo compleanno, e lo stiamo festeggiando qui nel cuore della città, in uno dei luoghi simbolo, in questa crocevia tra il fiume, l'entroterra e la costa adriatica, a fianco della collettività. E questo è il significato di questa cerimonia svolta qui, tra la gente, per la gente. È stato un anno particolarmente difficile questo per le attività delle Fiamme Gialle, che oggi tracciano una sorta di bilancio in occasione del 248esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. La cerimonia si è svolta a Pescara, nei pressi del Porto Canale, lato Banchina Sud, una location suggestiva in cui sono state schierate tutte le componenti del corpo operanti nel capoluogo adriatico e in provincia. Il comandante Antonio Caputo accende i riflettori sulle attuali problematiche dovute alla speculazione. In particolare, ormai da 100 anni a questa parte, la Guardia di Finanza è una polizia antifrode, e quindi anche le frodi sui carburanti, che pesano tanto sui nostri portafogli in maniera diretta e indiretta, perché poi incidono anche sull'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, per noi è uno degli obiettivi principali sui quali stiamo sempre ogni giorno a presidiare e a controllare per evitare speculazioni.